la strappa. Hai sbagliato tutto intanto. Oddio, devi... Cioè, no, devi, cioè, non è che devi farla, cercare di farla perfetta. Ah, ok, ok. Devi fare lo sborone, cioè, ah, capito? Ah, cioè, non c'entra niente a farla bene. No, no, ma non mi permette. L'unica roba che bisogna fare, cioè, fare lo sborone, hai detto? Cioè, ah, devi fare l'attitudine, no? Cioè... Ma quindi servirebbero i capelli però per cambiare. Esatto. Porca vacca. Ok, direi che la mia versione di Smell Light and Spirit non c'entrava assolutamente niente con quella che doveva essere. In realtà andava benissimo, però. Sì, dai, diciamo che sto imparando. Sto imparando. Però, signore e signori, la versione giusta è quella di David Carras. Quella con la testa. Quella con la testa. Tu ce l'avresti, potresti farti di David. Io ce li avevo lunghi fino al culo. Ah, sì? Sì, sì. Madonna. È che dopo, sei nel mondo del lavoro... Sei costretto a tirare un po' indietro. Avevo detto, se riesco a diplomarmi, che già era un evento, mi taglio i capelli e così ho fatto. Quindi ti sei diplomato e ti sei tagliato i capelli? Cioè. Mamma mia. Mamma sono mia. Diventato ma anch'io, anch'io in realtà ho detto, mi taglio i capelli appena mi diplomo. Dopo non sono più riconosciuti, però... Tu sei ancora più serio di me. Esatto, perché... esatto. Io, dopo che mi sono trovato al lavoro, ho detto, se mi trovo al lavoro, mi raso a zero. Infatti, non ho ancora trovato il lavoro, però... Vabbè. Comunque David Carras abbiamo detto allora. Sì, sarebbe Carras. In Veneto diventa Carras. Carras, sì. Però mi dici che ormai tanto. L'originale sarebbe Carras, sì. Perfetto, e ha origini che origini ha? Sudafricane. In realtà è stato cambiato nel tempo da bisnonni, credo. Però sì, mio padre era sudafricano e quindi il cognome è mezzo olandese perché sai in Sudafrica c'erano i coloni. Eccetera. Certo, sì, sì, c'era un po' di tutto. Anche se le origini sarebbero più malesiane, però va bene, siamo uno smissioto. Quindi come un'unione di cose che alla fine ha portato a... Adesso diventerà Carras, adesso esatto, sarà Carras. Esatto. Le generazioni future. Esatto. Beh, allora, tu come ti definiresti, cavolo? Beh, innanzitutto grazie per essere venuto qua. Per aver... grazie a voi per l'invito. Come ti definisci? Allora, a me... cioè piace, va bene, mi definisco, diciamo, se io dovessi vedere me stesso da fuori direi che sono un divulgatore e didatta della chitarra, e anche perché molti mi dicono, ah, tu quindi sei riuscito a fare il chitarrista professionista? No, cioè, per me il chitarrista professionista è quella è un'altra cosa, sì, è irraggiungibile, cioè, no, infatti, cioè, almeno al mio livello tecnico, almeno questo è quello che penso io, perché poi, cioè, è giusto se uno vuole pensarla così, del tipo guadagno soldi facendo certo qualcosa che c'entra la chitarra, vabbè, se voi volete pensarla così. Io ho sempre visto il chitarrista professionista come quello che guadagna suonando. Ok. Quindi, non so, quello che va in studio e ti fa la parte di chitarra, la solo, oppure quello che va in tour con i cantanti. Sì, il turnista, il famoso turnista. Quello che suona a Sanremo, non so, Luca Colombo della situazione, di certo io sono tutta un'altra roba, cioè sì, io non arriverei mai a quei livelli là. Di sì, quella è gente proprio che legge la sì, partitura e sa eseguirla. Sì, però sì. Cioè, io sono molto convinto che le cose siano separate, cioè c'è chi è molto bravo a suonare perché si è specializzato in quello, quindi passa le giornate a cercare di migliorare il modo di suonare, e poi ci sono quelli che sono specializzati nella didattica, cioè okay, io per esempio sono 10 anni che studio come migliorare le cose da dire a un allievo, come dirgliele, cosa insegnargli prima, cosa dopo, e poi in mezzo a queste due categorie sono quelli che purtroppo in Italia è così che funziona, perché è difficile fare il musicista professionista nel senso a livello economico, almeno rispetto a quello che la gente si aspetta di dover prendere. E esatto, sì, perché dopo lì ognuno ha la sua idea. Esatto. Conosco anche chi si accontenta e dice io faccio l'artista. Ah, ok, quindi poco. C'è gente che sì, comunque... sì. Vabbè, in effetti, però fa altro. Cioè,
fa altro. No, no, fa solo, solo l'artista, guadagna poco, ma è contento di quello. Sì, sono scelte, secondo me. Sì, sì. Se uno gli basta, va bene così. Però in mezzo, appunto, ci sono quelli che, cioè, tra il professionista e il didatta, senza contare gli artisti, che sono un'altra cosa, sono quelli che purtroppo devono insegnare anche per arrotondare. Solo che il problema è che quelli sono il motivo per cui la gente ha richiesto me, sì, perché diceva che non ho imparato niente con il maestro, arrivo online e capisco qualcosa, che è gravissimo, perché il maestro dovrebbe essere sempre meglio. Sì, no? Anche perché hai un confronto diretto e dici, cavolo, è possibile che neanche con quello riesci. Cioè, il maestro tecnico, cioè, se il maestro è bravo, è sempre meglio del corso d'autodidatta, perché ovviamente hai un feedback subito, certo, immediato, quindi non vai avanti a sbagliare finché non te ne accorgi, ma però ti sega le gambe subito, in teoria. No, però se non è bravo, fa danni, sì. Cioè, c'è gente che ha smesso di suonare e odia suonare perché ha avuto dei maestri che gli hanno fatto ma non l'avevo mai pensato da questo punto di vista, però in realtà, cavolo, fa tanto, è vero. Sì, sì, ed è strano che la gente si rifugi nell'online, che di solito è la bestia nera, cioè i corsi online perlomeno di solito, non so, sì, fino a un po' di tempo fa, sì, quello che la gente secondo me non ha ancora capito è che l'autodidatta è sempre autodidatta, cioè quello che una volta studiava sui libri, tipo me, io ho iniziato studiando sui libri, adesso ha qualcosa in più rispetto a prima, cioè ha magari il testo scritto, però ha anche il video, cioè io magari avessi visto qualcosa. Come si fa, cioè, come devi fare. E io ho letto e devo fare di mio, cioè... Sì, alla fine era... quasi a caso, cioè nel senso devi inventarti, cioè, come bisognava, e infatti i tempi erano molto più lunghi, adesso la gente impara in molto meno tempo rispetto a una volta. Se pensi a Eric Gales, che lui suona con la chitarra mancina, cioè no, la chitarra al contrario, cioè aspetta, sì. Non so più come si suona, dall'altra parte, con il manico destro, ma con le corde dei destri, quindi con il col mi e in alto e non è mancino tutto. Cioè, lui è destro, ma ha imparato così perché lui ha visto suo fratello mancino, mamma mia, che suonava così, sì, però lui suonava con le corde normali, sì. E ha visto suo fratello così e ha detto, ah, allora si suona così, ha girato la chitarra, si è messo a imparare, uno boia dei migliori chitarristi del mondo, però... Cioè, sì, sì, questo sì, è la differenza tra una volta che non avevi niente da vedere, eccetera, adesso c'è molta più informazione. Sì, ma si è inventato un modo nuovo di suonare la chitarra, praticamente. Sì, non è l'unico, sì, però sì, diciamo, è sicuramente quello che lo fa meglio di quello tutto. Che l'ha fatto. Hai creato un corso che praticamente è stato creato da te, che sei un autodidatta, apposta per gli autodidatti. Sì, infatti questa in realtà è una cosa che può sembrare una cosa negativa, invece secondo me è super positiva, nel senso che, cioè, una persona secondo me che ha sempre studiato in accademia, o comunque vabbè, ha fatto i primi passi da solo e poi ha cominciato a studiare con un maestro, non si rende conto delle enormi difficoltà di una persona che studia da solo. Perché è uno che gli dice la strada, quello devi fare, quello... E quindi secondo me c'è una sensibilità in più per chi è stato autodidatta. Poi io, in seguito, molto avanti, e comunque adesso penso continuerò a studiare, eccetera. Sì, comunque per quanto tu facendo studi delle cose, sì, più mirate. Però, appunto, secondo me chi sa a cosa va incontro, cioè io faccio sempre questo esempio qua, cioè la gente si lamenta sempre, non so, i preti cosa parlano, cosa fanno la predica sulla famiglia, che non hanno la famiglia, esatto, che non hanno i figli, cioè, e però vai a lezioni da uno che non... a lezione sì, è giusto andare da quello che è andato da un maestro, però prendi il metodo di uno che non ha minimamente idea di come si faccia a imparare da un libro, o nel caso di adesso, perché è sempre andato a sua volta da un maestro, sì. Sì. Quindi i preti no, i maestri i maestri sì. Beh, è bella questa cosa, preti e maestri di musica sono simili, sì, poi ognuno fa, no, pesi e misure diverse ovviamente, certo, ma poi può aiutare anche dal punto di vista magari dell'improvvisazione, no, secondo me può essere.
Il fatto di studiare da autodidatta, magari ti metti lì, no, a fare le tue... Vabbè, io considero, cioè, quando uno impara da autodidatta, intendo che studia le stesse cose che studia quello dal maestro, però lo fa, ok. Poi ci sono quelli che suonano più a sentimento, ad orecchio, che poi in realtà non è vero, cioè quelli che dicono... Un po' la Jimi Hendrix. Sì, però quelli che dicono suona ad orecchio in realtà... Non è proprio vero che suonano ad orecchio, ci sono dei una motivi, base ce l'hanno comunque. Ci sono dei motivi per cui fanno quelle cose là, poi magari, cioè è un discorso lungo, sì, poi sì, magari sì, te sì. Lo spiego, però cioè, in realtà cioè, chi lo fa non sa neanche lui perché lo fa, ma io lo so. Tu lo sai? Io potrei spiegarglielo okay, perché okay. Lo fa, però non è orecchio solo, diciamo. Cioè chi ha l'orecchio assoluto sì, sa che deve fare quella nota, eccetera. Chi invece dice di suonare ad orecchio perché ha l'orecchio relativo vuol dire che comunque sa come sono gli intervalli, ha studiato tanto canzoni, cioè quindi lavora più intervalli, non è suono ad orecchio okay. Perché cioè, è quello che... Quindi magari è più simile, cioè lui fa quello che magari ha già sentito, quindi ha fatto suo magari. Sì, diciamo che lui sa che tra questa nota e quest'altra c'è quell'intervallo che dà quell'emozione. Okay. Quindi se voglio dare quell'emozione faccio questa nota e poi quella, sì, sì. Cioè, però non è a orecchio, cioè è un po' diverso diciamo, a orecchio ci suona quello che è l'orecchio assoluto. È avercelo. È un'altra cosa. È avercelo quello. E invece il tuo metodo di, appunto, di insegnamento si basa sulla teoria del flusso, o no? Sì, era sì, sì, sì. So che tra l'altro l'hai presa da uno psicologo che, di cui non dirò il nome. Gnali Cinzagnali. Ecco quello. Io lo dico così. Però, sì. Vabbè, insomma, beh, già... Speriamo che non ci sia nessun ungherese che ci ascolta. Speriamo. Sicuramente... Lo spero per te. Però, no, per non me ci sono, non ci sono. Fidati, non preoccuparti. Beh, almeno l'hai detto, io non avrei neanche saputo dove iniziare a leggere quel nome, quindi tranquillo. Però... Volevo capire cioè, su cosa si basa e di cosa si tratta. Il concetto è un po' quello che utilizzano, forse senza saperlo, quello anche qua magari inconsciamente. quelli che fanno i videogiochi, cioè i videogiochi che funzionano sono quelli che tu all'inizio hai subito dei risultati. Quindi, però giocandoci o facendolo? Giocandoci. Ah, ok. Cioè, quindi tu inizi il videogioco e dici, ok, facile, riesco a fare qualcosa. Primo livello andato. Perché ovviamente se subito ti tagliano le gambe, dici, vabbè, questo non ci giocherò mai più. E quindi all'inizio hai dei risultati. Dopodiché, diciamo che la sfida, quindi... La difficoltà cresce in base anche alle tue abilità che crescono, però non troppo e neanche troppo poco, perché se è troppo poco... Quindi è in linea magari col tuo percorso. Sì, esatto. Diciamo che se è troppo poco, cioè se è troppo facile, ti annoi e molli comunque. Se è troppo difficile, molli perché è troppo difficile. Madonna. E quindi diciamo che devi stare sempre lì per... Sicuramente fargli fare una cosa che riesci a fare, ma con un minimo di sfida. Perché se non c'è la sfida comunque non... Quindi comunque è in mezzo, cioè sì, cerca una via di mezzo, esatto, per... Sì. Ah cavolo. Il concetto è questo, sì, poi sì, sì. Ovviamente... E questo è un... Cioè le lezioni sono quelle per tutti o c'è la possibilità di personalizzarle? Per ora cioè, ho diviso per sotto i 30 anni e sopra i 30 anni per un semplice... Cioè vabbè, ci sono dei motivi... io stesso mi sono reso conto a una certa età anche se che non riesci più, non è che sono vecchio, però diciamo che dopo i 27 anni mi sono accorto che se non facevo anche però è più di 27 anni. Se non facevo il riscaldamento prima dei concerti o roba del genere non suonavo molto peggio, certo. Diciamo come adesso, infatti prima la gag di prima. Beh, sì. Mi sembra andata molto bene, vero? Cioè diciamo che faccio molta meno fatica se prima faccio un po' di riscaldamento fatto bene, okay. Diciamo
quando ero giovane, cioè, me ne sbattevo proprio dal treno, arrivavo su, cioè, e suonavo meglio di adesso, capito? Cioè, ti drogavi, bevevi, sì, adesso non potrei più bere, cioè, non dovrei. Non dovrei. Ah, però abbiamo detto che non si beve prima dei concerti, no? No, se, no, non bisognerebbe, perché, vabbè, ci sta il goccetto. Il bicchierino per schiarirsi la gola. E ci sta, se proprio hai bisogno di bere, fallo dopo, per festeggiare. Però il problema è che se bevi prima, rischi per i tendini, perché anestetizzi il dolore, quindi tu non senti che stai facendo uno sforzo che magari non va bene. Madonna. Infatti molti problemi di tendini arrivano perché ti bevi tre birre prima, sì, sì. Vai là, fai il bullo e poi il bullo di Catarano. No. non so se lui si sia fatto male i tendini, però non credo. Speriamo. E poi, vabbè, a parte il fatto che tu pensi di suonare bene, poi ti riascolti e non è vero, per esempio, tutti dicono, ma io suono bene quando bevo, realtà, no, tu pensi di suonare bene. È come la scena di The Wolf of Wall Street, non so se l'hai mai visto. Sì, esatto. Che c'è lui che dice... Quello è un po' estremizzato, spero che no. Spero che non lo sono tornato a casa senza aver fatto danni alla macchina, in realtà. Quello la tiro sempre fuori come esempio, effettivamente. Ah, sì? È possibile imparare a suonare la chitarra da un corso online? Beh, sì, veramente. Se io so che sono stupido, sono riuscito dai libri, cioè se uno non ci riesce dai corsi online, proprio hai anche di più. Cioè. E invece, quali sono i pregiudizi che ci sono? Perché io immagino una persona, ho letto in realtà tante cose sui corsi online, non sì, sì, sì. Il tuo, però in generale sui corsi online, cioè, trovi gente che dice di tutto. Quali sono le cose che hai sentito? Ma magari a volte hanno ragione. Così. Magari sì, ma sicuramente che, hanno, cioè, ragione. Anche. Cioè, non è che stiamo parlando corsi online, però c'è corso e corso. Sì, 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 no, quello è vero. Però, allora, di solito, allora, intanto c'è una categoria che noi, per esempio... Sono i boomer della musica. Non proprio, allora praticamente sai che noi abbiamo la community che si chiama gli strimpellari, certo. Noi abbiamo proprio un manifesto, nel senso ci sono delle cose, c'è proprio il manifesto, madonna, sì, sì. Tra cui ci sono i nostri nemici che sono gli SGC. Gli SGC, che sono i super guru della chitarra, oh. Che non sono ovviamente i veri super guru, cioè tipo non so, Riccardo, infatti sono i super veri super guru, super guru. Nel senso che si credono tali perché loro hanno la verità assoluta in tasca, certo. E quelli sono di solito quelli che è impossibile, come fai online, adesso online, sacrilegio. Magari quelli hanno imparato dai libri, capito? Cioè, come primo approccio magari hanno avuto i libri, però, però online non va bene, online, cioè, si basta metterci online, oppure non so. No, se vuoi suonare come Slash, prima devi farti 6 anni di scale con la chitarra classica. Ma cosa stai dicendo? Ecco, cioè, non è, no, a parte che non è... Guarda che Slash ha imparato facendo 6 anni di scale. Cioè, è lui, cioè. Secondo me no. Però vabbè. No, effettivamente non è proprio. Anche perché lui era più stile blues, cioè, non so come abbia imparato in realtà. Sarebbe bello indagare. Pensavo lo sapessi. E... No, bello, dopo lo chiamo, se vuoi. Ti faccio sapere. Quindi sono sti metallari medi, diciamo, sono i metallari medi. Ma no, non sono neanche solo metallari, perché in realtà anche quelli del conservatorio, ovviamente, siccome si sono fatti un culo così. Ah, sì. Cosa vuoi che l'altro in 2 mesi mi recupera tutto quello che... E quindi devono, ovviamente... Ti despo. No, poi, ripeto, in alcuni casi potrebbero... È mio. Io no, di sicuro. O forse sì. No, perché il mio è là. No, è tuo qua, sì. Ho la sveglia alle 4:26. Bella vita, cioè, vorrei anche io. Infatti sono un po' sonato per quello, non sono abituato a stare meglio adesso. Allora, comunque, a volte potrebbero aver ragione, perché magari ci sono, cioè, per esempio, cioè io anche fino a 5 anni fa, che vuol dire recente, ho visto corsi online che iniziavano, ti facevano fare le prime e poi tipo la terza lezione era come accordare. Ma scusa, fino adesso? Cioè, e quello cosa ha suonato fino adesso? Cioè, io magari uno si rompeva le mani, che diceva no, qua non riesco a suonarlo, e aveva la chitarra ascoltata. Che poi è un po' come la questione dei consulenti di web marketing, no? Il social media manager, oh. No? Scarcella, tipo, scarcella,
è scarcella e farebbe meglio a andarsene e fare a meno di lavorare nella vita proprio quando cosa deve fare. Attenzione, questo è un dissing. Esatto. Io ero un ex consulente. Esatto, quindi tu sai di cosa stai però parlando. Appunto non è che tutti i social media manager sono come scarcella, il problema è quello che poi la gente accosta magari. Capito? Sì, sì, quindi hai nell'immaginario c'è lui e quindi esatto. Tutti lo accostano a lui. Quindi poi, a volte posso tanta gente si fa passare per social media manager e giorni dopo. Sì, beh, poi effettivamente forse in quel campo là sono più i fuffari che... Sì, può essere. Però no, diciamo che a volte possono aver ragione, altre volte lo fanno come pregiudizio, e in quel caso è proprio pregiudizio, nel senso sì, sì. Probabilmente è gente che non ha mai visto i miei corsi, se fosse nel mio caso, e quindi giudica da fuori semplicemente perché per un boomer, che poi io mi considero boomer anch'io. Vabbè, anch'io, se vedo tipo ma boomer tutta la vita io non riuscirei mai a capire. No, anch'io. Assolutamente. Vabbè, e comunque sì, insomma, appunto magari appunto i boomer. Sì, ha visto un corso, magari fatto da cani e basta. Oh, magari non ha visto niente, però appunto è boomer come me, dice, ma è possibile. Magari è solo. Io è solo perché ci sono dentro, se no la penserei come loro. Il solito cinquantenne frustrato che non conosce internet, esatto. Per lui tutta spazzatura. Vabbè, allora dai, io ti metterei la prova a questo punto. Ok. Vediamo se sei un vero boomer della musica o se sei un insegnante quel controcazzo. Vai, vai, vai. Dai, cioè, mi insegni qualcosa. Sì. Io ti giuro che la chitarra la strimpello, sono lo strimpellaro, sì. Ma non so proprio, cioè... No, ma adesso intanto la cosa che bisogna fare è vedere il tuo livello. Ok. Perché, allora, per le lezioni io sono... sono molto contento e orgoglioso di quelle che ho online, cioè online... Quelle a pagamento, okay. Perché quelle online sono una cosa. Dividiamo. No, perché sai, cioè, sì, a pagamento sì, poi sì. Sono le cose molto più specifiche, sì, le da 40 minuti che non potresti mai fare. Esatto. Allora, quelle sono la miglior cosa, cioè dove io do il meglio sulle cose base, ti posso dire fai questo, fai quello. Però faccio anche, per esempio, con altri allievi, tipo... Chitarra per adulti, che è okay. per i boomer come me. I boomer, c'è una sezione apposta, esatto. Bravo, vedo che te ne intendi boomer, di boomer. Vorrei... praticamente ricevono delle lezioni ogni settimana e poi chi ha l'abbonamento VIP, si chiama, ha anche una lezione su Skype con me. E quindi quello è quello che potrei fare adesso con te, cioè facciamo quella specie di... incontro di dove siccome guardandoti magari posso darti delle chicche che magari in questo momento però qui dovrei avere il pacchetto VIP per quello, esatto, però per te dai, facciamo. Allora, prima vedi il mio livello, poi se sono una mezza e poi ti VIP, fatturo, sì. Esatto. Dai, preparo il bancomat. Allora abbiamo la nostra chitarrina che fa parte dello studio, fa parte della scenografia. È polverata, da tanto che la suona. Per esempio potresti fare una delle canzoni che stavi facendo prima? No, quella no. No, un'altra. Me la hai spirito? No. Una delle. Ah, ok. Allora, il classico arpeggino. Sì. Io ce la faccio. No, mi sento strano. L'importante è che... Cioè, allora, Steph, non per parte. Essere giudicato da David. C'è chi Carels. C'è chi parte. Da molto meno di te, tu già suoni. Sì, no, quello è vero, però il suonicchio, il bass, qualche accordo. In realtà fidati, vedo sempre di peggio, lo dico a tutti in realtà. Lo faccio senza pletto. Sono uno dei boomer musicali che lo fa senza pletto. No, dobbiamo farlo col pletto adesso. Okay. Io insegno col pletto. Ah, ok, ok. Allora, corso online. beh, ti no, faccio un po' di accordi. Ho un maestro apposta per il finger. Ah, esatto. Io faccio accordi. No, fai anche l'arpeggio. L'arpeggio? Ecco, il pletro è difficile. Non sono bravo. Tranquillo. Adesso.
Allora, intanto veramente complimenti, perché di solito i bassisti hanno un problema. Sì, perché ti faccio vedere. Ecco, dai, di solito, se vuoi usare la tua anche dopo. Di solito i bassisti fanno, cioè hanno questo problema all'inizio, poi capiscono anche. Qualcuno. Forse sì, qualcuno. No, hanno questo problema che, per esempio, se devono fare un ritmo del genere, okay, fanno. Sì, sì. Hanno la... Cioè, tu hai comunque questo senso del. Sì, ma anche perché io suono quello completo. Questa è una cosa. Ah, ok. Però è una cosa molto importante in realtà, sì, questa, sì. Perché di solitamente una delle prime cose che devo dire, mi raccomando, pensa, riparti da capo, certo, che è anche frustrante per uno che magari già suona un po' dai, di cose, dai, però dai, ovviamente non hai groove senza quello, no? E invece tu hai... Sì, perché groove. Sembra proprio... Anche in realtà la pleggiata non è male, anche se potresti forse stare un po' più leggero, okay, quindi andare un po' più fuori con il plettro. La postura... Lasciamo stare. No, non è da rocker, non era malissimo, però eri un po' tipo così. Quindi sarebbe un po' meglio tipo alzare un po' la gamba, però non so dove puoi appoggiarti. Sì. Però è quello, esatto, quello. Se riuscissi ad appoggiarti, la gamba magari è un po' più dritta, più che altro perché... Sì, perché sennò, dovrebbe essere proprio sennò impostato, dovrebbe essere. No, era giusto il fatto che, tipo, se la schiena, se tu hai lo sguardo così, okay, tu porti il manico in avanti, okay, perché così tu stai dritto e suoni. E se stai così devi storgere. Ok, quindi stai dritto col busto, tipo, e la tieni dritto. Se no c'è la posizione classica che è così. Tutta quella classica, esatto. Che sarebbe anche meglio per la schiena, però solitamente se uno inizia a suonare inizia così, insomma. La cosa moderna sarebbe più così. E quindi, cioè, in realtà l'unica roba, tra l'altro fai anche bene il muting, perché vedo che fai col pollice. Oh, attenzione! Cioè, mi sono da fare complimenti, cioè, vedi, questa è una delle cose, mi capita ogni tanto queste cose qua, già che mi dice, no, perché io ho un problema su questa cosa, invece non ha un problema, sì, sì, in realtà, ma è solo il fatto che il problema è nella sua testa, cioè lui pensa di dover suonare in un modo, come un professionista, esatto, cioè lui vede magari quello che faccio io sulla lezione, io lo dico sempre, cioè non è che dovete farla come la faccio io, perché io sono da 20 pian anni. Pian piano ci arrivate, pian piano, non è che... sì, sì. E quindi in realtà, cioè, tu, secondo me, l'unica cosa che ti manca è cioè la fiducia in te stesso. O magari cercare di prendere le corde, tutte le corde. No, cioè, secondo me, se tu fossi più convinto di saper suonare bene, vieni a chitarra un po' più dritta. No, leggermente. Dai, prendi la chitarra e facciamo una suonatina insieme. Va bene. Oh, che bello vederti con la chitarra. Bellissimo. Siamo in un tutorial di io e la chitarra facile. Io e la chitarra siamo più fotogenici di me stesso da solo. È vero, cioè, senza chitarra non ti avrei. Anche perché copre la pancia. Ah, ma sei quello di chitarra! Allora, perché copre la pancia. Ah, ok, ok. Io ho smesso di fare dietro da quando ho la chitarra davanti. E diciamo, hai iniziato però per rimorchiare, ovviamente. Come tutti. Ah, ecco. No, in realtà no, ho iniziato per caso, però è servito molto a rimorchiare. Ah, dopo è servito, dopo si è accorto che hai fatto la scelta giusta. Ultimamente sì. Stai ripensando a tutte le conquiste. Sì, 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 sì. Ah, beh, però quella volta. No, allora, so che vuoi imparare a improvvisare. Sì, esatto, proviamo. Perché per improvvisare, diciamo che improvvisando fai ancora più colpi. Però come sono i miei metodi, procediamo a step. Ok. Allora, intanto ti dico subito che inizieremo, facciamo un'improvvisazione in La minore, vabbè, ma te cazzo ne frega niente. Allora, vabbè, io so che La minore è così. Io ti farò la base e poi tu farai sopra l'improvvisazione. Ah, di intanto, tu mi fai da sì, sottofondo. Sì, sì. Tu intanto fai, tieniti a mente, okay, le note. Sì. Cioè, anzi, ti dico il tasto e la corda. Quinto tasto, quinta corda. Ok, quinto tasto, quinta corda. Quindi siamo qua, qua. Quinta e è qua, quinta e basso, scusa. E quindi da qui comincia a fare questo, cioè giusto per velocizzare la cosa. Ok. Perfetto. Usa quelle note là, okay, a tuo piacimento. Ok, quindi io uso queste a random. Esatto. Intanto cominciamo così. Ok? Vai. 1, 2, 3, 4. Ok,
Questo è un diritto che... Poi gli ho detto, ma cazzo, ma suona male, perché sono deficiente? Comunque, cioè quello che hai fatto, sì, male. Poteva già essere una canzoncina. Ci sta, infatti. Okay, basta, adesso non ci prende il gusto, andiamo. Ah, io vado avanti fino a diventato male. Beh, grazie, diciamo che sono diventato un chitarrista facile. Come diceva Danny, il signor facile. Guarda, hai fatto in... pochissimi minuti quello che solitamente ci vuole di più, vuole sì, molto di più. Allora dai, sono soddisfatto di mia capacità. Beh, magari lasciamo il link. Grazie. Lasciamo il link qua sotto, magari. Se fosse stato il pubblico jazz ti avrebbe detto yeah ogni tanto, così. Ah sì? Sì, dicono così? Nei concerti jazz ogni tanto si dice yeah a cazzo. Ma quello soprattutto quando questo uno sbaglia jazz. Quando uno sbaglia invece il pubblico dice secondo me l'ha fatto apposta. Esatto. David, siamo arrivati alla fine, siamo stremati, siamo finiti. Siamo finiti, però ce l'abbiamo fatta. Ti ho chiesto quello che potevo, tutto quello che avevo in mente, quindi sono super soddisfatto. Ho anche imparato a improvvisare. Esatto, ho detto improvvisare. Bravo. Perché sapevi già suonare un po'. Esatto, però insomma, ho imparato dal migliore a buttarmi giù. È una cosa che dovrò sistemare, però. Ma perché io mi butto giù per buttare su gli allievi. Ok. Meglio che la motivazione. Oppure per abbassare le aspettative, soprattutto. No. Io l'ho fatto per quello. Io l'ho fatto per abbassare le aspettative. Comunque veramente è stato un piacere, per tutti i tuoi progetti. Voi ricordatevi di scrivere qua sotto nei commenti cosa vuol dire per voi essere sbagliati e soprattutto che ospite vorreste vedere prossimamente. Abbiamo avuto Davide e già questo per noi è un gran traguardo. Vediamo. Perché è un traguardo. Grazie. Quindi iscriveteci che vorreste vedere nei prossimi episodi e ricordatevi stay rock.